Rita, Chiara, Alessandra, solo le ultime in ordine di tempo. Ogni 3 giorni una donna viene uccisa in Italia, quasi sempre in ambito familiare. La violenza sulle donne è un fenomeno di carattere strutturale e non emergenziale, che affonda le sue radici in una molteplicità di fattori di ordine culturale, sociale ed economico. Per troppi uomini la donna continua a essere un oggetto, una proprietà. Un fenomeno incorniciato dai numeri. Dall'inizio dell'anno sono 81 le donne che hanno pagato con la vita la violenza subita, 116 le vittime nello scorso anno, nella maggior parte dei casi morte per mano del partner. Ci si potrà orientare, per esempio, verso un'estensione mirata dell'arresto obbligatorio in flagranza. La tutela delle vittime potrebbe anche avvalersi di un indennizzo che sia più sostanzioso. Troppe vittime hanno difficoltà a denunciare, anche perché un italiano su 4 ritiene che gli stupri siano provocati da come le donne si vestono, temi da affrontare con il Piano Strategico Nazionale Antiviolenza. Una società che non solo vuole proteggere le donne e salvarle dalla violenza, ma vuole restituire alle donne quello spazio di libertà e di protagonismo che è dovuto.